Siano lodati Gesù e Maria. Come tutti sappiamo, fratelli e sorelle carissimi, da sabato siamo entrati nel vivo della novena di Natale. Questi ultimi 9 giorni ci proprio polarizzano verso la memoria del grande evento della nascita sulla terra del nostro Salvatore. Quindi tutte le letture che ascolteremo in questi giorni sono profezie della nascita del Messia, oppure, come si è già cominciato a fare già dal 16, ma 16 era sabato, 17 era domenica, quindi oggi è il primo giorno che lo possiamo ascoltare, e si leggono tutti quanti i Vangeli dell'infanzia, a cominciare da Matteo, poi domani comincerà la lunga serie dei Vangeli di Luca, l'Annunciazione, la Visitazione, prima ancora Zaccaria, eccetera. No? Quindi tutti quanti gli eventi a strettissimo contatto con il mistero appunto dell'incarnazione e della nascita di Gesù. Oggi abbiamo sentito la bellissima profezia di Geremia, anche lui, non soltanto Isaia, ecco, presenta dei passi espliciti. Verranno giorni nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, il famoso germoglio di Davide, che regnerà davvero re e sarà saggio ed eserciterà il diritto alla giustizia sulla terra. Lo chiameranno con questo nome, Signore nostra giustizia. Questa è una evidentissima e chiara profezia messianica. Mentre il Vangelo ci riporta il passo, questo è esclusivo di San Matteo, del grandissimo San Giuseppe. Ogni volta che leggo questo passo, come dire, mi nascono tantissimi, credo, buoni pensieri dentro, perché c'è un'ammirazione assoluta, perché a mio avviso questo episodio è quanto di più edificante possa esistere, perché quello che ha fatto San Giuseppe è semplicemente un atto davvero eroico, straordinario, no? Credo che già nell'anno passato ho riferito una bellissima meditazione che ho sentito a suo tempo dal mio amico Don Fabio Rosini, e che quando si dice Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarlo pubblicamente, non è proprio così la traduzione, perché bisognerebbe scrivere Giuseppe suo sposo perché era uomo giusto ma non voleva accusarlo pubblicamente, perché se San Giuseppe avesse voluto agire secondo giustizia, lui era obbligato a denunciare Maria, perché non c'era nessun'altra, come dire, ipotesi ragionevole se non quella che però appariva impossibile. E quindi immaginate, no? Quindi quale atto eroico ha dovuto fare, e che cosa ci insegna questo brano? A me la prima cosa che mi fa sempre pensare è l'importanza, specialmente in certe decisioni delicate, di prendere tempo. Cioè, quando agiamo con precipitazione, 99 volte su 100 stiamo tranquilli, anche se abbiamo fatto la cosa giusta, perché poi è sicuro che agendo con precipitazione ci coglie, molto difficile, però quasi sempre ci si pente, perché le decisioni gravi vanno prese ponderando, quindi lasciando che il tempo ci dia la possibilità di riflettere. San Giuseppe ha avuto soltanto il merito di prendersi un pochino di tempo, quindi di non agire di botto, quindi ha dato anche il tempo al nostro Signore di aprirgli l'orizzonte dell'impossibile, perché San Giuseppe non se l'andava nemmeno lontanamente a immaginare quello che era successo. Ed è evidentissimo che la Madonna non gliel'aveva detto, perché se la Madonna gliel'avesse detto, San Giuseppe sicuramente le avrebbe creduto. Non c'è scritto nel Vangelo che la Madonna non parla, ma lo capiamo, capite anche qui, non c'è bisogno che sia trovato scritto. Quindi San Giuseppe non lo sapeva, vedeva una santa donna vicino a sé, una santissima donna, per cui è rimasto sconvolto, come perplesso da questo fatto, però capite, no? Questo conflitto, cioè, questa è una santa, non è possibile che ho commesso adulterio, però questa sta incinta, chi lo sa che è successo? Quindi questo è il... E quando c'è questa possibilità, qui San Giuseppe ha questa manifestazione straordinaria. I sogni, peraltro, sapete, i sogni erano tipici di un suo grande omonimo dell'Antico Testamento, perché San Giuseppe, figlio di Giacobbe, era noto nell'Antico Testamento, quello che andò in Egitto, ecco, per essere molto spesso visitato da sogni attraverso i quali talora, nella scrittura questo accade, Dio si rivela. Sapete che i sogni, nella stragrande maggioranza dei casi, sono nostre proiezioni, ma a volte, non so voi, ma
faccio, no, io ho un sogno, forse anche due, uno sicuro, dove ci sono serissime possibilità che ci fosse qualcos'altro. Non è molto difficile capire queste cose qui, no? Quindi quando è proiezione del nostro inconscio, quando c'è altro, a volte c'è altro, è una delle modalità misteriose con cui Gesù, il Signore si manifesta, in questo caso addirittura l'Arcangelo, chi gli è apparso sicuramente, dicono i commentatori, era lo stesso dell'Annunciazione, lo stesso delle grandi, è stato l'Arcangelo San Gabriele che gli ha parlato in sogno a San Giuseppe, appunto andandogli a dire di fare quello che doveva fare. E anche qui però San Giuseppe ha dovuto fare un discernimento, perché nel sogno, non è che me lo sono sognato io, quindi quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore, quindi ha fatto un discernimento, ha capito che quello era l'angelo del Signore, che quel sogno era di natura soprannaturale e quindi ha fatto quello che gli era stato ordinato prendendo con sé la sua sposa. Quindi c'è veramente una grande scuola di come maturare le grandi decisioni importanti davanti a Dio, quindi questo percorso che il Signore ci tira fuori da qualunque situazione difficile, purché abbiamo il cuore aperto e non agiamo di testa nostra e con eccessiva precipitazione. Perché se facciamo così, chiaramente il nostro Signore rimane fuori e poi prendiamo, come sempre accade, un sacco di cantonate. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.